Un saluto a tutti amici di JitsChina.it, ci troviamo quest'oggi allo stand Lenovo per dare un'occhiata a quelli che sono i nuovi smartphone della serie K6. Partiamo subito con questi due interessanti smartphone, diciamo di fascia economica, che sono il K6 e il K6 Power. Come possiamo notare, il K6 presenta un display da 5 pollici diagonale con risoluzione Full HD. Abbiamo, per quanto riguarda la fotocamera, una fotocamera posteriore da 13 megapixel, probabilmente con messa a fuoco PDAF, un singolo flash LED e poco al di sotto possiamo notare il lettore di impronte digitali. Per quanto riguarda il processore, all'interno di questo device abbiamo uno Snapdragon Octa-Core 430, cloccato 1.4 GHz e 2 GB di memoria RAM con 16 GB di storage interno. La batteria interna è da 3000 mAh, inoltre è presente l'ultima versione del robottino verde, ossia stiamo parlando di Android 6.0 Marshmallow, sebbene l'interfaccia proprietaria di Lenovo, come sappiamo, è molto poco personalizzata e si avvicina molto a quella che è sostanzialmente la ROM stock di Android. Per quanto riguarda questo dispositivo, inoltre è presente un'implementazione dal punto di vista software del Dolby Atmos. Infatti, come possiamo notare, nella parte posteriore sono presenti due altoparlanti di sistema, in questo caso, perché abbiamo invece sul bordo inferiore il microfono principale e poco sopra la fotocamera principale abbiamo il secondo microfono per la riduzione dei rumori ambientali. Sul profilo superiore è presente l'ingresso micro USB ed è presente l'ingresso mini jack. Per quanto riguarda invece la parte frontale, abbiamo i tasti che in questo device K6 non sono retroilluminati, quindi sono sostanzialmente disegnati sul bordo inferiore, mentre nella parte superiore abbiamo capsule irregolare, fotocamera frontale da 8 megapixel come vi ho detto in precedenza e sensore di luminosità e prossimità. Il device, come possiamo vedere a questo stand, è disponibile in una versione oro e in una versione col frontale sostanzialmente nero e la parte posteriore completamente grigia. Come vi ho detto all'inizio di questa anteprima di questi due device, è presente anche la versione K6 Power. Quali sono sostanzialmente le differenze della versione K6 Power rispetto al K6? Abbiamo una batteria da 4000 mAh e abbiamo sostanzialmente un'implementazione per quanto riguarda la RAM che passa a 3 GB e lo storage interno di 32 GB. Per il momento è tutto, un saluto da Roberto per JitsChina.it dallo stand di Lenovo.